Ton 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 Zanzan, ton 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 ton. Salve a tutti, o nostri affezionatissimi amici. E benvenuti a quest'ultimo dibattito, su Checco Zalone, una puntata remake, perché abbiamo già parlato di Zalone. Quindi... Sì, ma il problema è che nella prima stagione di DigiTubers noi non eravamo tanto esperti, seconda stagione di DigiTubers non eravamo tanto esperti nell'uso del programma di montaggio professionale che stiamo usando, che uso io. E praticamente non sapevamo che una volta che hai finito di registrare premi stop sulla webcam devi aspettare che si codificano i file audio del video. Siccome era in spagnolo non ci capimmo niente. Noi non lo sapevamo, abbiamo chiuso il programma, quindi il video è stato perso per i primi 3 minuti, l'audio poi è muto fino al 24esimo minuto. Abbiamo fatto tutto un dibattito su quel Zalone che non sentirete mai, che non sentirete mai. L'audio non esiste. No, però forse lo possono sentire perché montato l'audio scompariva, ma mettendo il video grezzo senza montaggio l'audio c'era, quindi ho dovuto mettere il file grezzo. Comunque, visto che abbiamo visto Tolo Tolo, che secondo noi sarà l'ultimo film della carriera di Zalone, e ci siamo visti poi una retrospettiva di tutti i suoi film, che intanto ce ne ha fatti qua 5, quindi totale. Adesso abbiamo un modo più obiettivo per parlare di Checco Zalone, in arte Luca Medici. Sì, che fa Luca? Non è Checco Zalone in arte. No, al contrario. Sì, lo so, fa una battuta, ma non è stata recepita. Quindi niente, ecco, noi volevamo raccontarvi un po' chi è Checco Zalone. Stanno tutti lì. E allora che cazzo stiamo a registrare qua? No, dobbiamo... no, il dibattito era su... Sanno tutti chi è? Ma no, il dibattito era su quanti film ci piacevano a ciascuno di noi. Ah, ok. Quello era, non ti ricordo. Sì. Allora, io sono per il team Calo dalle nubi. Io no. Io ho team Cubado, perché è il mio preferito in assoluto. Insieme a Sole Gattinelle. A lei credo che siano piaciuti... Io entrambi. E sia... quello lì dove lui fa la guardia lì dell'araba, là che c'è l'araba... Che bella giornata. La bomba lì. Che bella giornata. Quello ti era piaciuto? Dove lui fa la guardia al Vaticano là, un po' meno. Quindi noi diciamo che tu sei team Quo Vado. Facciamo una quello il tuo Cado dalle nubi. Facciamo una top 5 personale di ogni dai, allora parte la zia. Allora, dal preferito al peggiore, diciamo. Da quello che ho capito, quello che ti è piaciuto di più mi sa che è quello di oggi. Covado. E che c'è quello del Vaticano? No, quello del Vaticano. E quello che bella giornata, quello è che bella giornata. Sì, è che bella giornata, dove c'è farla. Ok, questo è il primo. Ok, quindi tu sei per il team Che bella giornata. Sì, dopo Cado dalle nubi. Sì. Dopo... cos'era? Quello lì di Covado. Ieri del bambino. Sì. Sulla catinella. E poi Covado è proprio un l'ultimo Tolo che fa anche viaggio. Tu, Luigi? Allora, Luigi primo posto... Luigi Angus. Non si vede. Non mi si vede? Ah no, tu sei... Ah no, è che Giulia è andata indietro. Okay, no, allora, primo posto Covado. Secondo sulla catinella. Terzo Che bella giornata, Cado dalle nubi. No, scusa, Tolo e Cado dalle nubi.
Penultimo posto. A penultimo posto Tolo Duse. Allora, per me cado dalle nubi. Che bella giornata. Quo vado. Sulla Catinelle. Sì. E Tolo Duse. E il Molise. Non esiste. E quindi neanche per me esiste Tolo Tolo. Per me non esiste quel film. Diciamo che Tolo Tolo è carriera. No, veramente è un film osceno. Osceno, cioè, proprio. Non faceva ridere, non era serio, non era... Vabbè, però a te fece ridere F24, non F16. Sì, ma è l'unica battuta che mi ha fatto un po' sorridere. Cioè... Io non ho capito perché hanno messo i cartoni animati. Alla fine, sì. Sì, il finale... Spoiler! Alla vabbè, c'è la canzone, quindi non è spoiler. Vabbè, ma no, ormai c'è il video che vi fa vedere. No, vabbè, ma l'hanno visto già tutti ormai, cioè... Gli 8 milioni nel cioè il finale alla Mary Poppins era proprio casuale. Sì, cioè... Vabbè, provo a dire, erano fatti anche bene. Ma sì, era animato, però finirlo in quel modo. Io non sto parlando della tecnica, quello è campo tuo. Ah, sì, sì, sì. Io parlo giusto a livello di storia. Di ma quella è una fine che non doveva esserci, secondo me. Dovevano metterla in mezzo, semmai, questa canzone qui, però. E poi togliere la parola fine. Ah sì, la parola fine, sì. Cioè, adesso rivedendo i vari film, diciamo, vecchi, cioè, è tutta un'altra storia, cioè, sì. Le storie aveva sono... Aveva più controllo, perché cioè, lui scriveva tutta la sceneggiatura, stavolta c'era Paolo Virzì che l'ha scritta insieme a lui. No, ma poi, cioè... Quindi i film di Virzì. Aspetta, se no la zia si vede poco. No, la zia è qua. No, io sto la quarta persona che manca. Ah, ok. C'è Gabriele. Ciao, Gabriele. Qualcuno, se sa fare un fotomontaggio, lo mettesse qui. Bellissimo. YouTube l'ha fatto fare una volta una roba del genere. Lui teneva tipo ferma una cosa così con le dita e gli misero il Photoshop nelle dita. Beh, comunque, adesso mi sono perso questa cosa di Gabriele in sovraimpressione. No, stavi dicendo il fatto che la sceneggiatura prima era di Zalone, adesso è di Virzì Zalone. Sì, cioè, nei film precedenti già, era sempre lui. La storia era più semplice, ma era lineare. Cioè, qui non si capisce niente. Ci sono tanti piccoli particolari che ti facevano ridere negli altri film. Cioè... Era una comicità più a Mel Brooks barra Zucchero, diciamo. Mentre Tolo Tolo no. Tolo Tolo era comicità che avrebbero potuto fare in Vanzina, forse. Ma neanche, perché non è che si ride alla fine. Neri Parenti ultimamente non fanno ridere più nessuno. Perché io sono così oscuro? Sono perché sei oscuro. Il lato oscuro. Ma io sto nel lato oscuro perché mi si illumina per niente la faccia. Io sono Palpatine. Che c'entra Palpatine? Infatti. Perché sono tutto... Ma non c'è il cappuccio? Io sì. Ecco. Quindi Luigi, ne cosa sei? Luigi Time. Luigi Time. Yui Time. Che poi tra l'altro ha un nome Palpatine, lo sapevi? No. Shiv si chiama. Ah. Shiv Palpatine. Ah, non lo sapevo. Pure io non lo sapevo, l'ho scoperto qualche giorno fa. Dicevamo su Zalone? No, che non so, a me Tolo Tolo proprio mi ha... Vabbè sì, Tolo Tolo ne abbiamo parlato ampiamente in parecchi video, anche che non erano... Cioè, però sto... diciamo sulla carriera di Zalone ha fatto una bella carriera fino a Covado, poi no. Adesso speriamo che, ma anche Covado all'inizio a me non mi era piaciutissimo, cioè, però Covado vedi poi riguardandolo fa ridere, ho cominciato a ridere, ma questo anche se lo riguardo non mi farà ridere, ma lo se so. Ti ricordi infatti, a Covado l'inizio, la madre di Zalone che gli apre tipo la roba lì con tutte le paste da scegliere, sì, le cravatte, la maglietta ti amo mamma, cioè tutte queste cose qui. Cioè vedi quello che mi piace di Zalone è che lui un po' come fa anche Albanese,
Antonio Albanese. Loro prendono gli stereotipi, nel caso di Zalone, del pugliese, nel caso di Albanese, del calabrese, e ci ironizzano sopra. Eh sì. Invece Zalone meridionali, Puglia. Sì, cioè, a me piace molto anche la serietà con cui dice la stronzata, no? Ah, beh, sì. Però tutto questo in Torotolio non c'era. Cioè, io ho visto una platea di poche persone, ma che non c'erano. Sì, ma non ridevano. Ah, beh, sì. Allora. Cioè, tu hai detto, vedete che non sentite nulla. Ma vabbè, non l'avevo mai visto, che ne sapevo. Se Torotolo non faceva ridere, dicevo, guarda, non riderà nessuno. Invece era ancora un'esperienza nuova per me. A Cubato mi ricordo che appena iniziò, la prima battuta, non la riuscivo neanche a sentire perché la gente neanche il tempo di dirla. Lui si misero tutti a ridere. Era abbastanza stancante che non riuscivo a capire niente. Ce lo siamo visti pure in streaming, meglio. Comunque, guarda, io personalmente rimango dell'idea che il primo film di Dean Zalone sia il film. Proprio bellissimo, ma c'è tutto. Dai, c'è la classica macchietta dei paesani che ti pigliano per il culo perché fai musica. Cantante! Quello sempre al balcone, che sta sempre al balcone. Sì. Che poi quello anche in altri film fa sempre la parte del pugliese. Ma sì. Cioè, è tutto, è bellissimo quel film, cioè veramente... Cioè, è geniale, credo, sotto tutti i punti di vista. Cioè... Zalone, dai, riprenditi, fai un altro film, però fallo tu, non fallo scrivere a Virzì, che ti rovina tutto. Fai un altro film e facci ridere, di più. Guarda, fai il appello a Zalone, fai Riccardo dalle nubi, Riccardo. Fai il secondo film, oppure Bellissima giornata, invece di che è il sequel di Che bella giornata. Invece poi di Sola Catinelle facciamo Nuvole a Catinelle, poi no. Invece da poi il remake triste lo facciamo Pioggia, no, a Catinelle. Aspetta, no, il sequel di Sola Catinelle è Sole a Catenacci, proprio a Catenacci, proprio, oppure Sole a Calcinacci. Questo è quello già diverso, però Cubato non si può fare. Cubato 2, cioè nel senso Cubadi, no, Cubadi è più fantoziano, diciamo. Vadi contessa, vadi, tipo quello. Al posto di Quo vado, gli dici Ndo vado, cioè... Ando vado, insomma. Però vabbè, comunque Zalone non ha mai fatto i seguiti dei propri film, perché il personaggio che interpreta è sempre Checco Zalone. In questo Torotolo non si sa perché è Pier Francesco Zalone, si fa chiamare. Ma io, guarda, onestamente credevo fosse che per la prima volta avrebbe fatto il sequel. No. Perché siccome anche in Quo vado, alla fine lui finisce che sta in Africa... Avendo visto che nel trailer stava in Africa, basta vedere che è il sequel di Incovado. No. E invece no, forse sarebbe stato però meglio. Però c'è la dottoressa, quella là, quella bionda, no? Di Incovado, che faceva la moglie di Zalone nella clip di Immigrato. Sì. Faceva la moglie. Che poi comunque, insomma... Io credo che la clip di Immigrato l'abbia diretta Annunziante prima del classico scioglimento della coppia Annunziante nel Zalone, perché si vede che l'ha fatto Annunziante. Invece il resto no, cioè il film l'ha fatto Zalone, Virzì e basta. Ma che poi anche lì bisognerebbe capire perché sono andati a sciogliersi questi due. Ma te l'ho detto, erano nati questi conflitti di interessi sul fatto che Annunziante aveva in mente di fare il vegetale, che però poi doveva esserci Zalone come protagonista, insieme a Rovazzi. Però Zalone, non si sa per quale motivo, ha detto no al vegetale, quindi niente. È rimasto solo Rovazzi. Quindi... Perché anche se vedi il vegetale, anche lì c'è una bella quantità di immigrati. Quindi sì, è un film di Nunziante, quello ormai. È proprio lo stile suo. Ah, ma infatti se lo guardi e noterai... Che le battute che dice Rovazzi
l'avrebbe potuto tranquillamente dire Zalone. Cioè, per Rovazzi sono pilotate, ma per Zalone secondo me sarebbero state ma più... Sai che non l'ho mai visto. Cioè, dovresti vederlo invece. È noiosissimo, però banale, perché a quanto pare, a quanto ho capito, è della Disney, è il primo film della Disney con Rovazzi. Perché Rovazzi ha tipo questo contratto fin con la Disney, non ho capito bene. Sì, ma Rovazzi non, c'è non neanche... è un attore, Rovazzi, ma infatti, no, è un attore, Rovazzi è un regista. Va a cantare. A me l'unica canzone di Rovazzi che piace è Volare, ma vabbè, poi anche Faccio quello che voglio. Sì, anche quella, no, a me piacciono più o meno tutte le canzoni, sono 4, ma mi piacciono di più le parodie, però, le canzoni, poi te le faccio vedere. Sì, sì, ma alcune le conosco. E comunque ragazzi, io direi che per tutto sommato, vabbè, 15 minuti direi che può bastare, anzi 16 ormai. Diciamo che salviamo tutti il passato di Checco, ma il presente, il penso... L'attuale presente no. E chissà che nel prossimo futuro ci servi. Nel prossimo 21. Sì. Mi dispiace che per tutta la stagione mi avete sentito questa voce qua, ma purtroppo... l'anno prossimo sarà la replica. Ma penso che più che altro ha fatto questa voce, Antonio, perché era rimasto ancora nel personaggio di Curtis. Sì. Voleva ancora interpretare l'ispettore Trucido alla Thomas Media. Ma ci sarà comunque ancora almeno un altro film. Gli scafi. Ci sarà almeno un altro film, ma poi convinco il regista, diventerà una serie che nulla da invidiare a Thomas, quella di Nico. Ciao ragazzi. Come ultimo dibattito dell'anno. Sì, come sempre, vi ricordiamo. Ah, a proposito, aspetta. Probabilmente il film nuovo di Ghostbusters ci ha fatto schifo, visto che questo è l'ultimo video dell'anno, noi diamo per scontato che l'abbiamo già visto, no? Beh, no, faremo una puntata, dai, vabbè, però live, diamo puntata. Vabbè, però diamo per scontato sì, che ci abbia fatto schifo, perché sicuramente... Ma, oddio, io sono comunque... non mi ha fatto completamente schifo, dai. Metà e metà. Mezzo e mezzo, la zia, invece lui non è piaciuto. Non è piaciuto. Infatti poi andremo a vedere veramente se avevamo ragione o no. E poi però quando faremo la vera recensione dovremo contraddire i nostri noi del futuro, del passato futuro. Che quella sera che siamo andati noi a Vicenza a vedere Ghostbusters, mi pare, Luigi, il nostro caro amico Luigi, ci ha accompagnato... Ci ha accompagnato da Vicenza fino in via Forlanini con questa recensione di Ghostbusters. Che andava come la radio. No, perché stavamo ascoltando sul telefono. Ah, già, sì. Okay. No, perché secondo me Luigi comincia a dire: ma che è, sono andato a Padova e non me ne sono accorto. Quando è che è successo? Quando è successo, infatti? Vabbè, essere sonnambuli, ma cavolo, stare 10 ore in treno senza accorgersene. Fino al ritorno. E poi cambiare anche a Bologna senza accorgersene. Cioè... Qualcuno mi ha rapito. Sì. Vabbè, può darsi che avesse preso anche quello diretto. Botta di cloroformio e mi sono risvegliato. La freccia diretta. No, non cambia Bologna. Ah, sì, vabbè, ma deve cambiare a Barletta, però. Ma scusa, se parto direttamente da Barletta che cambia? Vabbè, ma se uno ti cloroformizza, non sei niente, ti prende, ti carica e ti sveglia. Quando ti svegli sei già senza un rene, dall'altra parte del mondo. Però sei a Padova. Senza un rene, ma sei a Padova. Quindi, pensa alla cosa. Ecco, detto questo, ricordatevi sempre... Se il bagno è pulito... Prima devono sempre ricordarsi di controllare se il bagno è pulito. E poi, ovviamente, se qualcuno vi chiede se siete un dio, voi dovete dire sì! Ciao ragazzi! Ciao a tutti! E facciamo anche un si può fare, tutti insieme. Sì. Si può fare! Vabbè, perfetto, comunque. Tanto l'albergo è vuoto, a chi se ne frega? Beh, non è proprio così vuoto, ti ricordi? Vabbè, ciao ragazzi. Tanto sono in giro portando. Adesso TikTok, ragazzi, basta. Ok.
Ciao a tutti. Sogniamo di farlo, se si può fare. Ho sempre sognato di farlo. Ah sì, che tiro via la... Il vaso non si è mosso. Il vaso non si è mosso. Citazione di Ghostbusters. Va bene, vi rimandiamo ai saluti finali. Fatti precedentemente? Fatti domani, insomma. Quelli che abbiamo già fatto. Noi li abbiamo già fatti, ma voi dovete ancora vederli, quindi li vedrete, non vi diciamo altro. Ciao. E ciao. 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 Ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, ciao. Che famo, spegniamo? Sì, spegni. Sì. Addio. Addio, ragazzi. Addio. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Addio. Ciao. Venga.